A me piace molto. A me piace molto e penso che sia un po' un simbolo di questa giornata. Non devono avere paura, paura di andare a scuola, penso sia la cosa più terribile che può capitare, perché la scuola è un posto dove si va per imparare, per stare insieme agli altri, per crescere, per entrare nella società. Per cui a me piace particolarmente questa idea. Subito quando l'ho sentito ho detto vorrei anch'io questa maglietta. In questi giorni molti studenti mi stanno regalando molte magliette, quindi ne ho tante e un po' ci sono tutti i problemi della scuola italiana, ma anche tutte le speranze. Questa di oggi è un po' la speranza, io non ho paura. Poi guardavo che c'è il simbolo della Repubblica Italiana, penso che noi ministri dobbiamo stare qui perché questa è una scuola pubblica italiana e dobbiamo dimostrare che noi siamo vicini agli studenti di tutta Italia. Non dobbiamo mai più consentire atti di una violenza come quelli che ci sono stati qui a Brindisi, che hanno interrotto la vita di una studentessa. Ritengo che questo si debba proprio prendere come un segno la necessità di ricostruire un tessuto sociale, la voglia di ricredere nella forza del nostro paese e nella forza delle sue comunità. Io non ho paura, una maglietta, uno slogan, un messaggio che, mittente Brindisi, raggiunge tutto il Salento, il paese, l'Europa. Io non ho paura di varcare il portone d'ingresso della Morvillo Falcone, teatro un anno fa, di uno dei più gravi attentati alla libertà, alla gioventù, alla voglia di vivere. Io non ho paura, gridano in silenzio Brindisi e Mesagne, mentre le corone di fiori vengono poste dai ministri Carrozza e Brahi, in quel punto maledetto dove alle 7.42 del 19 maggio del 2012 un'esplosione spezzò la vita e i sogni di Melissa Bassi, ma anche ferì altre 9 studentesse. Una ferita mai rimarginata all'interno di una celebrazione sobria, ma resa toccante dalle parole di chi quel giorno l'ha vissuto da vicino, di chi quel giorno lo ha vissuto da lontano, di chi quel giorno ha perso quanto di più caro aveva. Un anno fa, a quest'ora, Melissa Bassi perdeva la vita. Lì c'è Massimo, il padre di Melissa. Io inviterei intanto ad un applauso a ricordare Rita, la mamma di Melissa non c'è, non se l'è sentita. Comprendiamo questo momento difficile. Loro hanno subito una tragedia immane. Noi abbiamo il dovere oggi non solo di ricordare Melissa, ma di continuare a essere vicini a questa famiglia così duramente colpita. È un momento importante, un momento estremamente commovente, vissuto da tutta la città. Qui non ci sono soltanto studenti e autorità, c'è la città, ci sono le città di Brindisi e di Mesagne, così colpite un anno fa da questa incredibile tragedia. È stato un anno difficile, ma anche un anno denso di iniziative e soprattutto un anno che ha modificato i comportamenti di questa città. Oggi Brindisi, così come Mesagne, sono città consapevoli della responsabilità che ogni cittadino deve avere per creare una società migliore e per creare delle città normali. Un caro affettuosissimo saluto alle ragazze compagne di Melissa e al papà di Melissa. Io ho imparato ad amarvi in quei giorni in cui giorno dopo giorno venivo in ospedale per avere notizie, ovviamente non potevo entrare nelle vostre stanzette, ma con l'affetto di un padre io e tutti quanti abbiamo seguito il vostro calvario. Il primo 19 maggio, vissuto senza Melissa, non scopre il fianco alla paura. Tra poesie e targhe, tra steli e fiori, tra la giusta speranza di chi, come sottolinea il vicepresidente del Senato, Valeria Fedeli, ritiene ancora la scuola un posto sicuro, un posto dove accompagnare ogni giorno i propri figli. Gesti vigliacchi che squarciano quel tessuto sociale già indebolito, soprattutto quando colpiscono una ragazzina di 16 anni, quando colpiscono voi che siete il futuro dell'Italia, voi che siete quelli su cui l'Italia conta. So che vi stiamo lasciando un mondo difficile e pieno di paure, così diverso da quello che immaginavamo di costruire quando avevamo anche noi la vostra età. So che tutti voi un anno fa avete visto stravolta la vostra vita, so che è stato difficile ricominciare, ma so che l'avete fatto. Avete trovato il coraggio e la determinazione, la voglia di reagire e siete andati avanti.
Ogni giorno venite a scuola a testimoniare l'amore per chi non c'è più e la fiducia nel vostro futuro. Io, a nome di tutto il Senato, vi dico grazie. Io, insomma, non ho paura. Non ha paura Brindisi, non ha paura Mesagne. Non hanno paura le sopravvissute alla strage che sul loro corpo portano ancora i segni della tragedia. Non avrebbe paura. Non ha paura Melissa. Non ha paura chi nel suo sorriso, oltre il dramma e più forte della morte, ritrova la voglia di lottare e di vivere. Io, grazie a Melissa, non ho paura.